Mark Zuckerberg fuori da Facebook. L'ultima riunione a Menlo Park, nell'hotel appunto dove il consiglio di amministrazione di Facebook si ritrova, è stata veramente infuocata questa riunione. Pensate che il vice president Jonathan Cron ha chiesto la testa di Zuckerberg, per cui per un bel po' di voti in realtà, perché se consideriamo che le azioni appunto di Mark Zuckerberg sono di classe B, per cui valgono fino a 10 volte tante quelle di un azionista normale, però diciamo è la prima volta in cui succede un vero e proprio quasi colpo di stato all'interno di Facebook. Questo per tutta una serie di motivi. Chiaro, se vi linko all'interno di questo video tutto il dettaglio di un bel articolo italiano che vi metto a disposizione, però è la prima volta che accade questa cosa, ovvero che gli azionisti e anche diciamo un gruppo di aziende cercano di far uscire Zuckerberg dall'azienda. Perché? Per motivi che già conosciamo benissimo: lo scandalo privacy, la mancata gestione di alcune innovazioni, un po' diciamo di intentenamento su alcune tipologie di tecnologie e poi chiaramente soprattutto la paura di essere sorpassati da qualsiasi altro social media. La realtà dei fatti è che grazie a Instagram, grazie a questo nuovo influsso, diciamo Facebook tiene botta a livello di numeri, non perde in maniera clamorosa. Chiaramente tanti si stanno disinnamorando dei social media, ma dall'altra parte c'è Instagram che è sempre il buon Mark Zuckerberg. Per cui preoccupazioni legate a Facebook, preoccupazioni legate alla modalità di gestione di Zuckerberg. Ma come sarebbe Facebook senza la direzione del suo fondatore? Ormai ci siamo abituati nel corso degli anni a vedere questi social media, queste piattaforme, queste aziende governate e dirette direttamente da il fondatore, colui che si era messo a scrivere la programmazione del primo sito internet. Difficilmente abbiamo visto nel corso degli anni delle strutture così grandi passare di mano e diventare magari essere in mano a qualche consiglio di amministrazione. Forse l'ultimo caso famoso è stato lo stesso Steve Jobs con Apple, quando uscì appunto dall'azienda e poi tornò per riguidarla. Ecco, in quel periodo, quanto ricordo, non andava benissimo l'azienda e per cui il suo ritorno forse ha portato maggior fortuna. Chissà se dovesse capitare anche il buon Mark di uscire fuori dall'azienda che lui stesso ha creato, oppure di non essere chiaramente in maggioranza, quindi non poter decidere, e chissà che cosa potrebbe accadere. Potrebbe rimanere all'interno dell'azienda facendo quello che il consiglio di amministrazione decide, oppure uscire dall'azienda e fare magari un nuovo social media, oppure non fare nulla e tornare, oppure occuparsi di altro. Questa è la domanda che voglio farti oggi, oltre a che, come vedi, l'evoluzione chiaramente di Mark Zuckerberg. Cosa faresti tu se fossi Mark Zuckerberg e dovessi uscire da Facebook? Cosa faresti? Quale nuova vita ti inventeresti?